Oggi è martedì 12 maggio del 2020. Scuola Rilindia Cavai, materia italiano, ottava classe. Il tema della lezione, la concordanza dei tempi dell'indicativo. I risultati di apprendimento. Gli alunni indicano quale azione esprimono le frasi secondarie rispetto a quella principale. Scelgono il tempo verbale corretto tra quelli dati. Quando noi abbiamo una frase composta, abbiamo due o più verbi. Nel nostro caso, quando il verbo della frase principale è al presente e della frase secondaria è nei tempi del passato, presente o al futuro, abbiamo a che fare con delle azioni che nella frase secondaria possono esprimere anteriorità, contemporaneità o posteriorità. Abbiamo l'esempio: so che è stato un errore. Nella prima frase, nella frase principale, so è al presente, estate, è stato è al passato prossimo. È In questo caso, la frase secondaria esprime anteriorità. Pratragon, nive primtomo partium, prosai procet, fialiscore sore. Con il verbo al presente, nella frase principale, e di nuovo al presente, nella frase secondaria, la frase secondaria esprime contemporaneità o un'azione contemporanea. Ci ho detto, spegni per primo ogni coscium, se tu due a folie ti hanno tenuto in co. Cioè, in questo caso, so e hai sono tutte e due al presente. So che lui sta andando al mare. So è al presente, sta andando e stare più gerundio di nuovo al presente. Abbiamo invece so che troverà un lavoro. In questo caso so è al presente, invece troverà è al futuro. Perciò la frase secondaria esprime un'azione posteriore. Pratragon, nive primtum passo. Abbiamo anche il verbo della frase principale al passato. Se il verbo nella frase principale è al passato, cioè può essere al imperfetto o al passato prossimo, oltre passato prossimo, pramutiet no cohone pacruir, no cohone cruir, ose mosseto cruir, allora abbiamo di nuovo la frase secondaria può esprimere un'azione anteriore, un'azione contemporanea e un'azione posteriore rispetto alla frase principale. Sapevo che era stato un errore. Sapevo è all'imperfetto. Era stato è al trapassato prossimo. Perciò la frase secondaria esprime un'azione anteriore. Pra fialia dutusore, sprenive primtomo partium. Sapevo che andava sempre al mare. Anche in questo caso, the nocturus, ed epsene, che metto due a folie no con parkour, sapevo andava, la frase secondaria esprime un'azione anteriore, vepron, trigonio veprimtomo partio. Sapevo che avevi ragione tu, e di aici chisceto dreit te. In questo caso abbiamo un'azione contemporanea. Sapevo, avevi, sono due verbi che sono all'imperfetto e la seconda frase esprime un'azione contemporanea rispetto a quella principale. Sapevo che avrebbe trovato un lavoro. Avrebbe trovato, esprime un'azione posteriore rispetto a quella della frase principale.
dija që do të kishte gjetur punë. Dhe në këtë rast, fjalia dytësore shpreh një veprim të mëpasshëm. Ritorniamo di nuovo sul nostro libro. Aprite i libri nel quaderno degli esercizi, pagina 136, per vedere più concretamente la concordanza dei tempi dell'indicativo. Attività 3, pagina 136. Indicate come nell'esempio se le frasi secondarie esprimono un'azione anteriore, contemporanea o posteriore rispetto a quella della frase principale. Pra tregoni si në shembull, nëse fjali dytësore shpreh një veprim të mëparshëm, të njëkohshëm apo të mëpasshëm në krasim me ato të fjalisë kryesore. Vediamo. Stefano dice che arriva alle 7. Dice e arriva sono due verbi che sono al presente. Ma vediamo un po'. Stefano thot që arrin në orën 7, cioè significa un'azione posteriore rispetto a quella principale. Ho saputo che la mia amica verrà con noi alla gita. Ho saputo è un verbo che è al passato prossimo, verrà è un verbo che è al futuro. Perciò indica un'azione posteriore rispetto a quella principale. Mio nonno dice che aveva tanti hobby da giovane. Dice, presente, aveva passato, cioè un'azione anteriore. Giulia sapeva che Stefano non aveva mentito. Sapeva, imperfetto. Aveva mentito tra passato prossimo, cioè significa che abbiamo a che fare con un'azione anteriore rispetto alla frase principale che è con il verbo sapeva al passato. Pensavo che avresti fatto un lavoro migliore. In questo caso abbiamo il verbo nella frase principale. Pra folien në fjalin kryesore kemi në kohën e pakryer, pensavo, invece nella frase secondaria, në fjalin dytësore, avresti fatto e al condizionale composto. E in questo caso abbiamo un'azione posteriore. Diceva che eravamo molto amici. Diceva, eravamo. Sono due verbi all'imperfetto, esprimono un'azione contemporanea. Capisco che le vuoi molto bene. Capisco e vuoi sono due verbi al presente, esprimono un'azione contemporanea. Non immaginavo che avrebbero mentito. In questo caso abbiamo il verbo al passato. E il verbo al condizionale composto avrebbero mentito, e in questo caso abbiamo a che fare con un'azione posteriore. Spero di aver chiarito tutto, poi dovrete fare le altre attività. 4 e 5, pagina 137, questo è dopo il nostro mercato PACE, pagina 130 d'estate. Ci sentiremo durante la lezione. Grazie e buon lavoro.